Esiste un luogo dove accadono cose strabilianti. Un luogo ricolmo di incanto e terrore, di fantastiche creature, di storie incredibili, di stupore e meraviglie. Quello strano luogo è il nostro universo. Io sono Ivan Cenzi e questo è Bizzarro Bazar. Se un bue cozza un uomo o una donna facendo sì che muoia, il bue dovrà essere lapidato e non se ne mangerà la carne, ma il padrone del bue sarà assolto. Così recita il libro dell'Esodo e l'idea che per legge un animale debba essere punito per i suoi misfatti ci sembra oggi del tutto bizzarra. Eppure dal IX al XIX secolo si svolsero più di 200 processi in cui l'imputato era un animale. Vennero perseguiti penalmente maiali, polli, cavalli, tori, mucche, pecore, cani, topolini di campagna, lupi e persino dei delfini, ma anche scarafaggi, cavallette, termiti, lumache. E questo tipo di processi si svolsero un po' dappertutto in Europa, dalla Francia alla Svizzera, al Sud Tirolo, alla Germania, dai Paesi Bassi ai paesi più mediterranei come la Spagna e l'Italia stessa. Per esempio, nel 1474 a Basilea apparve sul banco degli imputati un gallo. Il capo d'accusa? Aver deposto un uovo. A nulla valsero gli sforzi degli avvocati difensori che cercarono strenuamente di convincere la giuria che deporre un uovo era un atto involontario e non perseguibile penalmente. Il gallo venne condannato a rogo. Un singolo animale veniva processato da un tribunale civile. Mentre quando c'era da condannare una collettività, come nel caso delle piaghe, come le cavallette o le mosche, esse venivano scomunicate da un tribunale ecclesiastico, come se alle cavallette importasse qualcosa della scomunica. Nel 1522, nella cittadina di Autun, in Francia, vennero convocati davanti al tribunale ecclesiastico tutti i ratti delle campagne circostanti, colpevoli di infestare la regione. Quando i ratti non si presentarono alla prima udienza, Chassenet, l'avvocato difensore, sostenne che i suoi clienti erano stati notificati con un preavviso troppo breve, visto che la loro popolazione si estendeva su una vasta area geografica e che i topi vivevano in diversi villaggi. La corte quindi ordinò che un secondo mandato di comparizione venisse letto ad alta voce dal pulpito di ogni parrocchia. I ratti, ancora una volta, non si presentarono. Dunque Chassenet chiese che venisse dato tempo ai roditori di trasferirsi nel luogo in cui si svolgeva il processo. La richiesta venne ritenuta ragionevole e l'udienza fu aggiornata a una terza data. Il processo rinforzò la fama di Chassenet come avvocato difensore degli animali ed egli scrisse anche un celebre Trattato della scomunica degli insetti, più volte ripubblicato. Nel 1587 fu il turno degli scarafaggi a essere chiamati ad apparire di fronte alla corte. Dopo lunghe delibere, si decise di offrire agli accusati un lotto di terra brulla su cui potessero vivere in pace. Ma gli avvocati difensori rifiutarono, proprio perché il terreno era arido. A cosa servivano davvero queste sentenze? È facile pensare che dei processi così assurdi nascondessero qualche tipo di superstizione popolare, ma in realtà l'intelligenza dell'epoca e anche dei filosofi importanti come Tommaso d'Aquino non ci vedevano nulla di strano. E allora perché intellettuali e giuristi durante tutto il Medioevo e anche all'inizio dell'Illuminismo ritenevano legittimo denunciare una mosca o un maiale? Secondo gli studiosi, per capirlo, dobbiamo calarci nel contesto medievale, fatto di epidemie, di depressione economica, di grandi migrazioni e di diffusi conflitti sociali. Era un'epoca, insomma, di enormi insicurezze e di sfiducia nelle istituzioni. Un indizio importante è il fatto che i procedimenti giudiziari contro gli animali seguissero esattamente le stesse regole, la stessa terminologia e lo stesso iter di un processo normale. Le spese sostenute per i trasferimenti, i giudici e gli avvocati e per pagare il boia cittadino erano le stesse di un processo ordinario. Proprio come gli uomini, gli animali potevano venire frustati in pubblico, arsi vivi, impiccati. Talvolta, è il caso dei maiali, finivano imprigionati nelle carceri assieme ai criminali.
In diversi casi, durante i processi, gli animali furono perfino vestiti con abiti umani. La spiegazione più plausibile per questi processi è dunque che si trattasse di una sorta di rappresentazione teatrale pensata per rassicurare la popolazione su diversi livelli. Da una parte, la Chiesa e le autorità, attraverso questi drammi morali, dimostravano la forza con cui mantenevano l'ordine e la legge e la severità con cui punivano il crimine, a prescindere che il delinquente fosse un umano o meno. Dall'altra parte, soprattutto a causa delle epidemie e della peste, la natura in epoca medievale veniva avvertita come spaventosa, inspiegabile, incontrollabile. Ecco che questi processi davano l'impressione di tenere a bada le forze naturali. Era una sorta di riaffermazione del controllo sugli elementi. Se un animale, per esempio, causava la morte di un bambino, ecco che quell'evento veniva fatto rientrare in un quadro più riconoscibile, quello della contravvenzione alla legge, quello del crimine. E in un certo senso le azioni della bestia diventavano di colpo meno arbitrarie e più comprensibili. Il rituale era dunque altamente metaforico. Un animale condannato a morte, ucciso sulla pubblica piazza, magari vestito come un uomo, era un modo molto drammatico per raffigurare l'eliminazione del crimine e del pericolo dalla società. Luca, cos'è questo oggetto strano? Sì, questo oggetto, Ivan, mi ha veramente colpito. La prima volta sono passato, ho visto questa forma così strana, che mi ha ricordato subito un polipo. E allora ho chiesto cos'era. Ecco, mio grandissima sorpresa, mi hanno detto che era una forchetta da cannibale. Dovevo comprarla. Ho chiesto più informazioni. Viene dalle isole Fiji, dunque siamo in mezzo al mare, e è fatta di legno e siamo alla fine dell'Ottocento, primi Novecento. Ma in che modo lo usavano? Perché noi siamo così un po' nella cultura europea, pensiamo a dei grandi pentoloni e questi poveri europei, magari missionari, gesuiti. No, niente di tutto questo. Era una cosa seria. Entriamo dunque nella fascia della spiritualità. Lotte intestine tra tribù nelle isole Fiji. Chi perdeva, ovviamente, veniva preso il guerriero più valoroso e l'intendente dello sciamano, perché lo sciamano non poteva toccare il cibo con le mani, imboccava un pezzettino di carne, prendevano in pratica la forchetta, prendevano un pezzettino piccolo di carne, lo mettevano alla bocca e lo sciamano prendeva il potere di questo valoroso guerriero della tribù rivale. Sono talmente sacre queste forchette che sono conservate addirittura in dei santuari. Dunque, ecco, il nostro concetto di cannibalismo è un po' mutuato da quello che noi pensiamo dai libri o dai film. Sì, beh, d'altronde un oggetto del genere dimostra proprio come il cannibalismo non fosse in realtà quasi mai una necessità alimentare, ma piuttosto una necessità di tipo simbolico. Nelle Olimpiadi Eschimo-Indiane, disputate ogni anno nel periodo di luglio-agosto, è presente uno sport che a prima vista può apparire buffo, ma che in realtà è piuttosto estremo: il tiro all'orecchio. Come le altre discipline di questo particolare tipo di Olimpiadi, volte a tramandare il patrimonio tradizionale degli Inuit, anche il tiro all'orecchio ha origini antiche. I due sfidanti siedono all'interno di un cerchio e una cordicella viene legata a uno dei loro rispettivi orecchi. Al segnale, i due concorrenti cominciano a tirare, spostando all'indietro il peso del corpo. Perde chi cade o cede per primo per il dolore. Ready, set, ball. Si dice che gli antichi Inuit praticassero questa gara di resistenza all'aperto, in condizioni climatiche glaciali, rendendo la prova ancora più difficile e dolorosa. Ma anche oggi questa pratica è tutt'altro che priva di rischi, perché può provocare lacerazioni e contusioni all'orecchio. Quindi mi raccomando, non provateci a casa, o almeno tenete a portata di mano del ghiaccio. Se questa puntata vi è piaciuta, mettete un like, iscrivetevi e alla prossima!